In vista del prossimo appuntamento referendario del 4 dicembre prossimo, il gruppo di Azione Nazionale di Vibo Valentia scende in campo per dire no alla riforma costituzionale, a tenere a battesimo la nascita del comitato il già senatore Franco Bevilacqua. La cosa fondamentale intanto è che non ci consente di votare più per il Senato, si dice che si riducono i numeri di parlamentari, in effetti restano il numero ridotto i senatori, ma non vengono più eletti da nessuno. Che senso ha cambiare se si cambia in peggio? Poi chi ha in qualche modo prodotto questa modifica della Costituzione è un Presidente del Consiglio che non è stato eletto da nessuno, un Parlamento che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo e gli ha detto rimanete in piedi soltanto per fare la normale amministrazione. Insomma, ci sembra che ci siano motivazioni di merito e di metodo che ci fanno convintamente votare per il no. A coordinare il comitato per il no, Maria Silvestro. Io tutte le volte che parlo della Costituzione mi pare di aprire un sacrario, perché alcune volte l'abbiamo toccata, vedi il titolo quinto, e poi abbiamo dovuto ricrederci, tant'è che ora fa parte del pacchetto, cioè ritornare indietro. Un comitato che si aggiunge a quello costituito dal Coordinamento Cittadino di Forza Italia di Vibo Valentia, che nei giorni scorsi ha convocato una conferenza stampa in un hotel della città per spiegare le ragioni del no. Cristina Iannuzzi per la CNews 24.